Buongiorno youtubers, ultimo video per il mese di novembre, incredibile questa cosa, ma novembre è già finito e quando caricherò questo video praticamente saremo quasi a dicembre e tra l'altro io ho già fatto l'albero di Natale. Sì, lo so che queste cose non si fanno, cioè che l'albero non va fatto fino ai primi di dicembre, eccetera, però il mio padre quest'anno ce la sentivamo particolarmente, quindi abbiamo già fatto l'albero e quindi probabilmente sarà lo sfondo per moltissimi altri video di dicembre e quindi fino al 6 gennaio vi sorbirete l'albero di Natale. Comunque passiamo finalmente al video su animali fantastici e dove trovarli. Allora, decido di fare questo video perché Animali Fantastici mi è piaciuto moltissimo, sono rimasta incredibilmente soddisfatta e soprattutto era esattamente quello che mi aspettavo di vedere dopo aver visto il trailer. Quindi vedendo il trailer ho pensato, ok, io penso di vedere questa cosa, quindi una cosa ispirata al mondo di Harry Potter, però allo stesso tempo non dedicata a Harry Potter, con dei riferimenti ma non troppi, in un'altra ambientazione con nuovi personaggi e... mio Dio, queste luci, vabbè, adesso vi faccio vedere. E quindi appunto speravo in quello che esattamente io ho visto in realtà, perché poi siamo stati tutti molto soddisfatti, i miei amici, quindi sono molto contenta e siccome ho la batteria scarica, perché non si è caricata, cercherò di fare abbastanza in fretta. Vi faccio una breve panoramica del mio albero di Natale. Probabilmente avete già visto nei video dell'anno scorso, se mi seguite da un po'. E sì, sembra molto meno luminoso in videocamera, però in realtà è, come vedete, abbastanza disco dance anni 70, però ci piace molto. Io come al solito qua ho le mie idee partorite poco dopo la visione del film. Io l'ho visto al cinema, ovviamente, volevo vederlo anche in lingua originale perché c'era la possibilità a Luci Cinemas di vederlo con i sottotitoli, però poi alla fine non sono riuscita ad andare per vari impegni, però l'ho visto in lingua doppiata al cinema, appunto. Allora, prima di tutto, di che cosa parla Animali Fantastici? Anzi, da dove è tratto Animali Fantastici? Animali Fantastici è tratto da un libro scritto ovviamente da J.K. Rowling, che però non mi sono documentata, devo essere sincera, ma a quanto capito non è proprio un vero e proprio romanzo, quindi non aveva le basi per diventare una saga come quella che è stata Harry Potter. Però David Yates, il regista di Harry Potter, ha deciso di crearci appunto sopra un film che diventerà una saga di 5 film e la cosa mi rende stra contenta perché appunto, pur non essendoci libri, hanno deciso di crearci sopra una saga di film e la cosa è molto, molto interessante, soprattutto perché se si pensa di trasportare un libro in film, la questione è un po'... crea un po' di problemi, diciamo così, perché appunto bisogna rimanere molto fedeli, ma non si può rimanere sempre fedeli. Infatti una cosa che difenderò sempre delle trasposizioni cinematografiche da libri è che non si può rimanere sempre fedeli al libro, perché il prodotto cinematografico e il prodotto letterario sono due cose diverse. E non si può pensare di, appunto, come in Harry Potter, cavolo, un anno intero, appunto un anno scolastico ad Hogwarts, in un libro ci può stare perché lo leggi lentamente. In un film trasportare un anno intero è ovvio che si devono saltare dei passaggi perché è un format ideato per un libro e non per un film. E infatti questo libro qua, o per meglio dire questo film qua su Animali Fantastici e Dove Trovarli, l'ho trovato molto molto più azzeccato dal punto di vista cinematografico, quindi ho trovato che si addicesse molto di più alla produzione cinematografica rispetto agli Harry Potter, nonostante io ami le trasposizioni filmiche di Harry Potter, e appunto quindi ho pensato, cavolo, se vogliono farci una saga di film potrebbe diventare un ottimo prodotto. Un dubbio che ci viene ovviamente, dato che ci saranno 5 film e è un prequel rispetto a Harry Potter, quindi è ambientato nel 1926 in America, in realtà questo film, anche se appunto Newt Scamander, quindi il protagonista, è inglese. Una cosa che ci chiediamo tutti e che speriamo tutti, incrociamo tutti le dita,
Vedremo i malandrini, i marauders, chiamateli come volete, Sirius, James, Remus, Coda Liscia, li vedremo? Io spero di sì. Quindi, di che cosa parla questo film? Parla di Newt Scamander, che è... Newton in realtà si chiama, però Newt Scamander, che è un mago britannico, che alleva creature magiche e decide di andare in America con la sua valigia per fare un regalo. Quindi dovrebbe in teoria comprare questo regalo, a quanto si è capito dal film, quindi a metà circa lo dice. E il problema è che le regole in America sono molto diverse dalle regole in Inghilterra per quanto riguarda la magia e soprattutto la divisione netta tra babbani, che in realtà in America chiamano nomag, e maghi, ovviamente. Quindi si sente molto l'influenza del post prima guerra mondiale, si sente molto l'atmosfera politica proprio dell'America degli anni 20, non solo quindi dal punto di vista maghi, non maghi, ma proprio l'atmosfera politica, e appunto questa grave distacco, questa grave differenza tra non maghi e maghi, diciamo che va a ridurre al minimo le possibilità di esperienza e le possibilità di espressione dei maghi. Quindi appunto quando Newt va in America non si rende conto che le cose sono completamente diverse. Il film si apre con un'immagine di un uomo di schiena, biondo, che tutti capiamo essere Johnny Depp, vabbè, e non è uno spoiler perché lo sappiamo tutti, e questo personaggio capiremo subito, diciamo, essere Grindelwald, che è un mago, non dico un mago oscuro, però è un qualcuno che a livello politico, nell'ambito magia, non magia, è un semi-rivoluzionario, diciamo così. Personaggi. Allora, i personaggi sono tutti adulti, a parte un paio che comunque hanno molta importanza, però Newt, Tina, oddio come si chiama la sorella di Tina? Un vuoto assurdo, vabbè, insomma sono tutti adulti, i quattro personaggi più ricorrenti diciamo sono tutti adulti, che li distacca molto da Harry Potter perché erano tutti dei ragazzini e quindi aiuta anche un po' l'identificazione da parte di adulti, quindi magari giovani adulti o adulti stessi. E quello che mi è piaciuto è il fatto che non abbiano voluto replicare i personaggi di Harry Potter, quindi non è che c'è l'Harry della situazione, il Ron della situazione, l'Hermione della situazione, no, sono tutti personaggi molto diversi dalla saga originale, la cosa mi è piaciuta moltissimo. Newt Scamander è appunto questo mago britannico che viene in America, allora è dipinto come un personaggio molto, non ingenuo, un personaggio molto dolce e molto sensibile, molto attaccato a queste creature, quindi molto attaccato agli animali, un po' come Hagrid, diciamo, sì, quello che hanno notato tutti è la vicinanza, la somiglianza tra Newt e Hagrid, e appunto io l'ho adorato, ho adorato l'interpretazione di Eddie, che in realtà si nota tantissimo che è Eddie a interpretare quel personaggio, perché l'avesse fatto qualche altro attore sarebbe stato molto diverso nell'interpretazione. E nulla, mi è piaciuto tantissimo la scelta di questo personaggio perché in realtà è molto appunto molto dolce, molto sensibile, ma in realtà è anche molto 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 intelligente, molto furbo, e la cosa mi è piaciuta un sacco. Purtroppo la batteria, come c'era da aspettarsi, mi ha abbandonato e perciò ne ho approfittato per andare a pranzare mentre si ricomponeva e si ricaricava. Comunque continuiamo sul nostro filone e andiamo a parlare di Tina Goldstein, chiamatela come volete, io la chiamo Goldstein perché conosco e ho letto tante volte, cioè conosco, non è che lo conosco, ciao come va Anthony, no, conosco perché nei libri è citato, perché ci sono giochi di ruolo vari a cui partecipo, appunto il nome di Anthony Goldstein,
La raga sembra di stare in una discoteca. Nome di Anthony Goldstein, l'ho sentito più volte e quindi io lo chiamo Goldstein. Comunque, Tina è un personaggio che io e il 90% della popolazione che ha visto questo film non sopporta. Allora, il perché io non sopporto Tina non è un fattore legato, come dicono in molti, al fatto che non è coerente, oppure non è Hermione Granger, oppure non è, che ne so, è ingenua, o perché, non lo so, ci sono tanti di quegli aggettivi che le hanno affibbiato che secondo me non è quello il motivo per il quale un personaggio deve essere per forza odioso, anzi, ci sono tanti personaggi, appunto, come Newt, che sono ingenui, tra virgolette, e non è un personaggio odioso, anzi è un personaggio amabile. Il problema di Tina, secondo me, risiede nel fatto che è costruita malissimo, nel senso che non l'hanno diretta bene. David Yates non l'ha diretta come avrebbe dovuto dirigerla, perché non le ha dato la possibilità di esprimersi completamente. Cioè, quelle piccole cose del carattere che emergono dal film la rendono non un personaggio unico e amabile, ma un personaggio insopportabile. E lo so che è brutto da dire, però se tu decidi di andare a consegnare, spoiler, andare a consegnare Newt al ministero, ok, io sono d'accordo con la tua decisione, perché comunque la politica funziona così, però fammi capire un minimo di intrigo sotto, cioè aveva una storyline fichissima che poteva essere sviluppata benissimo e invece non è stata per niente sviluppata. Quindi questo personaggio, secondo me, non è tanto per colpa del personaggio in sé, che aveva delle grosse potenzialità, ma è stato proprio lo sviluppo del personaggio che è stato pietoso, non ha avuto nessun senso, è proprio un personaggio insipido, insapore, senza un minimo di approfondimento, perché in realtà la profondità ce l'avrebbe, però non è stata approfondita, e quindi è quello che mi ha dato un po' fastidio. E soprattutto, spoiler, Tina e Newt non deve accadere. Non è accaduto in questo film e non accadrà nemmeno per i prossimi 4. Vero? Vero? Punto di domanda. Per quanto riguarda gli altri due personaggi protagonisti, diciamo i coprotagonisti di Tina e di Newt, sono appunto la sorella di Tina, di cui mi sfugge il nome, ragazzi, me lo scriverò da qualche parte ma non mi viene in mente, e l'altro, che non mi viene di nuovo in mente il nome perché ho visto questo film ormai 2 settimane fa, vabbè, comunque il babbano, il Nomag. E allora, questi due personaggi sono fantastici, ship atroce fin dal primo sguardo, e quello che ho apprezzato moltissimo è che entrambi hanno delle caratteristiche, hanno dei dettagli caratteriali molto ben evidenti, molto ben espressi, e quindi ti entra proprio nel cuore questa ship, e soprattutto ti entra nel cuore il personaggio di lui, perché è adorabile, è veramente una persona che tu vorresti avere come amica, e quindi è bellissimo. E anche lei, ovviamente, la sorella, è fantastica. Penso che, non vorrei dire boiate, però penso che sia il personaggio che ho preferito, perché Newt sì, è fantastico, però è un po' banale come cosa, no? Dire che Newt è il personaggio più figo, quindi direi che la sorella è... Cavolo, perché non mi viene in mente come si chiama? Comunque la sorella io l'ho adorata veramente, molto di più di Tina, cioè molto più carattere di Tina, assolutamente, e pur avendo una storyline molto meno definita e molto meno, diciamo, su cui lavorare, cioè non è così profondo come personaggio, però è costruito troppo bene, quindi è fantastica. Per quanto riguarda il cast in generale, diciamo che è un cast buono, ma non eccezionale, quindi comunque Eddie ha dimostrato di essere il solito Eddie, quindi la sua recitazione, appunto, un po' ingenua, un po' da ragazzino, però molto espressiva, traspare anche in questo film. La recitazione di Tina è molto insipida, la recitazione degli altri due coprotagonisti sì, è buona, quella del babbano mi piace perché si proprio traspare la sua incredulità, quindi mi piace molto. E l'unica cosa, ho apprezzato moltissimo la recitazione del ragazzino,
Raga, io non mi ricordo i nomi, abbiate pazienza, non me li sono scritta e mi stanno, proprio mi sono dimenticata, abbiate pazienza. Comunque il ragazzino, di cui non faccio spoiler, ovviamente, quello, appunto, il ragazzino, io penso che tutti avete capito, se l'avete visto, lui traspare benissimo, benissimo dalla recitazione la sua paura. Perché è il sentimento base di questo ragazzo, traspare benissimo la sua paura, la sua, il suo disagio, la sua ansia, e non credevo che l'attore, di cui non mi ricordo il nome, cioè raga, questo video non so da fare perché non mi ricordo niente, vabbè, mi ricordo benissimo la trama, però non mi ricordo, io sono così, mi dimentico sempre i nomi dei personaggi secondari, io sono fatta così, comunque appunto... traspare molto questa recitazione molto buona, molto realistica, e non pensavo che questo attore fosse così bravo, quindi complimenti, veramente. Arriviamo finalmente alle cose più generiche, ai pro e contro in maniera più generica e generale. Allora, il film è diviso in due parti principalmente, quindi c'è una prima parte che è molto più lenta e comica, quindi una parte proprio di spiegazione, una parte di rilassamento da parte dello spettatore che riesce finalmente a entrare nell'universo di cui stiamo parlando, quindi proprio una parte di immedesimazione, ed è molto più comica appunto perché ci sono queste gag, queste scenette con gli animali fantastici, con lo snaso che probabilmente avete visto sui social, se non avete visto il film sapete sicuramente qual è, quello da cui escono i soldi se gratti la pancia, o appunto la danza dell'accoppiamento, cioè fa troppo ridere, ci sono delle scene che fanno veramente ridere, e quindi appunto è molto più comica. La seconda parte invece è più dinamica e più cupa, perché da metà in poi il film prende una piega diversa, quindi una piega più appunto più cupa, più dinamica, e riesce diciamo a cambiare le carte in tavola senza però lasciarti perplesso, cioè tu te lo aspetti che a un certo punto succeda questo plot twist, e quindi che non è proprio un plot twist, però appunto cambi un po' di direzione dal punto di vista dello scenario, e quindi è una cosa che io ho apprezzato particolarmente, perché un film di 3 ore, adesso non so quanto dura, però un film, facciamo finta, di anche solo di 2 ore, tutto come la prima parte, probabilmente sarebbe stato un po' insipido perché mancava lo sprint finale, e invece appunto facendo questa seconda parte sono riusciti a rendere le cose un po' più interessanti. Un'altra cosa molto interessante è il fatto che questo film da solo funziona, nel senso che è un film che potrebbe nascere e morire così, nel senso non ci sarebbero bisogno di seguiti, e nemmeno di, in realtà, di prequel, perché ci sono dei collegamenti a Harry Potter, al mondo della magia in Inghilterra, quindi ci sono anche dei riferimenti a Hogwarts, dei riferimenti a Silente, però... ovviamente non ci sono riferimenti a Harry Potter come Harry Potter, perché Harry Potter è ambientato negli anni 90, quindi Harry Potter non è ancora nato. E comunque ci sono appunto un sacco di riferimenti alla saga originale, ma che si possono capire anche da un bambino, diciamo così, quindi anche da qualcuno che non ha idea di che cosa sia Harry Potter, perché è semplicemente Newt che viene dall'Inghilterra e quindi... Scusate, ma sentivo le voci dalla porta e pensavo arrivasse mia mamma, ma non deve ancora arrivare, quindi vabbè. Tra l'altro, ok, ho 20 minuti. E quindi appunto, la cosa che mi piace è che anche se tu non sai nulla sul mondo di Harry Potter, Newt spiega l'essenziale, quindi fa dei riferimenti al mondo magico in Inghilterra e... finisce lì, cioè lui viene dall'Inghilterra. E la stessa cosa appunto sul finale, è un finale che può rimanere così, quindi può finire tranquillamente col primo film, ma può anche andare avanti, quindi è come, esattamente come i primi film di Harry Potter, come i primi 3 film di Harry Potter, che appunto si chiudono con l'anno scolastico e potrebbe anche chiudersi così la storia, quindi soprattutto il primo potrebbe anche chiudersi tranquillamente così, e invece appunto poi ha deciso di andare avanti, quindi è una cosa che ho apprezzato moltissimo. Una cosa che non so bene se è un pro o un contro, io probabilmente tenderei a definirlo più contro
però personalmente a me non ha dato troppo fastidio perché comunque era tutto ben spiegato, però c'è stata molta molta carne al fuoco, quindi hanno messo molti molti dettagli, molte scene, molti filoni narrativi che poi ovviamente andranno a spiegare meglio nei prossimi film, però diciamo che avrei forse preferito meno filoni narrativi in modo da capire di più, concentrarmi di più su alcune cose. Ad esempio la storia dei Salemiani all'inizio non l'ho capita bene, non capivo chi fossero questi tizi, cioè facevo veramente fatica a stare dietro a certi dettagli perché non è retorico come film, cioè io non ho trovato della forte retorica in questo film, ma tutto viene spiegato ed è la cosa che piace a me, quindi quando una cosa viene spiegata nel corso della storia, quindi non è che io apro un dialogo e dico allora ripetiamo bene il piano per com'era, no, perché vuol dire che mi stai facendo capire a me spettatore com'era il piano, fammi vedere direttamente il piano in azione che lo capisco, e questa è una cosa che io ho apprezzato moltissimo di questo film. Il problema è che, anzi in realtà è figo perché quando Tina spiega a Newt, ho incrociato Newt e Tina, quando Tina spiega a Newt che cosa succede, lo fa dando dei piccoli sprazzi di dettaglio, senza approfondire troppo, e tramite le scene noi capiamo l'approfondimento di certi personaggi, di certe storyline, però appunto tante cose ogni tanto fai fatica a seguirle, e forse avrei preferito appunto meno filoni narrativi, avrei comunque tenuto il l'introduzione del personaggio di Grindelwald, chiamatelo come volete, avrei tenuto la storia dei Salemiani, però appunto hanno messo tanta carne al fuoco, quindi non so quanto può essere apprezzato da una persona che invece ama più le cose soft e rilassate. E quindi per concludere, nulla, io le aspettative sono super colmate, io sono super soddisfatta di questo primo capitolo di questa saga, e nulla, ho anche altre aspettative per i prossimi, speriamo che siano ben colmate e soprattutto speriamo che escano ogni anno, quindi speriamo che a novembre del prossimo anno esca già il prossimo film perché sì, spero che diventi una saga nuova da seguire, adesso che stanno finendo tutte le saghe, Harry Potter è finito, Hunger Games è finito, Divergent sta per finire perché arriverà l'ultimo film, Ascendant, a marzo, e Le Cronache di Narnia è finito, ma vogliono fare un quarto film? Ragazzi, io se fanno un quarto film delle Cronache di Narnia muoio, perché io amo Le Cronache di Narnia, veramente. È una saga che è molto sottovalutata, ma io la adoro, ma comunque non è questo il filone del discorso di questo video, sto parlando di cose a caso, come al solito. Volevo fare una piccola parte spoiler, quindi se siete interessati solo alla parte critica, uscite, se non avete visto il film, uscite da questo video e niente, mi dedicherò a qualche spoiler. Allora, ovviamente io ho scritto tutto. Allora, tanti hanno criticato la scelta di far interpretare Grindelwald a Johnny Depp. Io personalmente l'ho visto benissimo, benissimo, benissimo nel finale quando appare lui, che quindi si capisce che Johnny Depp, ma noi l'avevamo già capito all'inizio, anche se era girato di schiena, perché spoiler su spoiler prima che uscisse il film. Io personalmente credo che ci stia benissimo, perché ha la faccia un po' da psycho, e la faccia un po' da, non lo so, da mistero irrisolto, e non lo so, io secondo me ci sta benissimo personalmente, tutti quelli che dicono che non è vero, che il personaggio di Grindelwald non è interpretato bene da lui, secondo me non hanno capito niente, perché secondo me ci sta proprio bene, sono pregiudizi quelli che fanno sul personaggio di Grindelwald interpretato da Johnny Depp, sono pregiudizi sull'attore, e capisco che voi possiate avere dei pregiudizi su di lui, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti, però concentratevi sull'aspetto attoriale e non sull'aspetto della persona e sull'aspetto caratteriale. Concentratevi sull'attore che interpreta il personaggio. Secondo me è azzeccato come personaggio, cioè come scelta dell'attore sul personaggio, avete capito? Per i prossimi film io spero che ritorni ovviamente il Nomag, e la mia aspettativa sarebbe quella di far sposare il Nomag con la sorella di Tina, perché
io spero diventino tipo i genitori o i nonni di una coppia che poi ha mandato il figlio a Hogwarts. Comunque qualcosa del genere, spero che diventino una coppia consolidata nomag strega, perché nel mondo di Harry Potter esistono queste coppie, e appunto anche i babbani, alcuni babbani sanno della magia, quindi chi è che è? Simus? Odin? Vabbè, uno dei due aveva i genitori che erano uno una strega e uno babbano, quindi sarebbe stato molto molto figo come cosa. Finale, allora, cito il finale, quindi non guardate più questa cosa se non avete visto il film, perché vi sto spoilerando il finale. Allora, la cosa che mi ha più sorpreso, e devo dire che non me ne ero accorta, non avevo capito, che sotto al tizio, che non mi viene in mente, come si chiama? Io sono una frana. Comunque, sotto il tizio che appunto utilizzava il ragazzino, l'Obscurus, vabbè, quella roba lì, per arrivare ai suoi fini politici, non avevo capito che fosse Grindelwald, io non l'avevo capito, è una cosa bellissima. Cioè, geniale, non avevo capito che fosse lui. Ragazzi, la batteria è scarica, io non capisco perché la macchina si continua a spegnere, ma cioè, mi dice che c'è ancora un pochino di batteria, quindi ti prego fammi finire questo video. Allora, dicevo di Grindelwald, io spero che compaia nei prossimi film, ma comparirà di sicuro, e spero venga molto approfondito questo aspetto politico della sua battaglia, diciamo così, perché mi interessava molto, mi intreppava molto. E ultima cosa che vorrei dirvi, Newt e Tina non deve accadere. No, quel quasi bacio è stato assurdamente, non lo so, rifiutato da tutti quelli della mia fila, cioè io ero con i miei amici e loro, ma ad alta voce, giuro, dicevano no, 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 così al cinema. Io tipo ero lì, mi stavo vergognando tantissimo, però avevano ragione, perché non potevano farli baciare, perché io Tina non si merita uno come Newt, non se lo merita. Prima mettiti a posto con te stessa, prima diventa un personaggio figo, un personaggio profondo e approfondito, e poi dopo ti puoi limonare Newt, se no, no, piuttosto me lo limono io. E basta ragazzi, io finalmente questo video l'ho concluso, spero che vi sia piaciuto, che non vi abbia annoiato, spero che non vi dia troppo fastidio che io non mi ricordi i nomi, però abbiate pazienza, non me li ricordo, e non voglio rifarlo perché è stato proprio un flusso di coscienza su quello che mi veniva in mente a distanza di 2 settimane ormai dall'uscita del film, quindi probabilmente l'avete già visto tutti, e ho appunto aspettato così tanto tempo perché almeno potevate averlo già guardato e potevate guardare questo video senza problemi, e nulla, io scappo, spero che appunto non vi abbia annoiato, ma anzi che vi abbia dato l'ispirazione per riguardarlo, vi abbia dato qualche pensiero critico nei confronti, sia positivo che negativo, e se è così lasciatemi un commentino qua sotto, mi raccomando, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale perché escono nuovi video ogni settimana, e da dicembre, quindi dal prossimo video, non da questo ma dal prossimo, inizieranno i video a tema natalizio o comunque con sfondi e riferimenti natalizi, quindi mi raccomando seguite il video, seguite il canale, vabbè io sto delirando, vado a prendere il treno, un bacione, ci vediamo al prossimo video.